Vado a trovare la mia posizione con i piedi, sempre facendo qualche piccolo passettino. Cerco di tenere i piedi bene paralleli senza lasciare che vadano per i fatti loro verso l'esterno. Apro bene le dita sul pavimento, cerco di appoggiare mignolo, anulare, medio, indice ed alluce, anche se non sono questi nomi per intenderci. Spingo leggermente giù la coda, ciao Gina. Porto l'ombelico verso l'alto e cerco di rilassare il più possibile le spalle. Mi sento pesante verso il pavimento, ma nello stesso tempo dal centro della testa mi allungo, mi allungo, mi allungo verso il soffitto. Comincio semplicemente con qualche respirazione postero-laterale. Quindi inspiro gonfiando il torace contro le braccia ed espiro dalla bocca. Ispirazione 5 in espirazione. Comincio a fare delle piccole rotazioni delle spalle in avanti, ma proprio minuscole. Penso di avere due matite che mi escono dalle spalle, disegno dei piccoli cerchi ai due lati del mio corpo. E pian piano, invece di cerchi, penso di disegnare delle spirali, quindi vado ad aumentare gradualmente l'ampiezza del mio movimento. Penso proprio alla spirale, la rotondità. Continuo a respirare come stavo facendo prima. Attivo bene le scapole quando sento che sto raggiungendo un'ampiezza di movimento decente. Piccolo, quasi impercettibile dall'esterno, enorme, sempre mantenendo però il retto addominale chiuso e tenuto. Ancora 3, 1. Ok, porto le mani dietro la nuca cercando di mantenere le spalle basse. Ora con la nuca spingo contro le mani, con le mani invece spingo contro la nuca. Tengo per tutta l'inspirazione. Vai. 1, 2, 3, 4, 5 e rilasso, espiro, abbasso le spalle. E di nuovo in, spingo indietro con la nuca, penso di portare il mento dentro il collo ed espiro, rilasso. Ancora 2 volte in. Abbasso il mento, lascio pesare le braccia delicatamente e comincio a fare delle piccole oscillazioni della testa in modo da andare proprio a stiracchiare tutta la zona cervicale. Sono le mani che guidano il movimento, la testa è rilassata. Ancora per circa 5 secondi. Fermo l'oscillazione, lascio cadere le braccia ai lati del corpo. Da qui comincio a fare dei movimenti
con la testa, ma senza un percorso prestabilito. Vado a fare quelli che sento di dover fare in questo momento, movimenti particolari del capo, ognuno avrà i suoi. Io sento più il bisogno di stare verso il basso e di andare ad allungare lateralmente. Mi concentro proprio nei punti in cui sento più tensione, senza violenza, la testa è sempre abbandonata. Però ci passo sopra qualche volta. Posso anche disegnare degli otto, delle spirali. Lascio un po' di libertà al mio collo. Ancora 5 secondi. E lentamente ritorno con la testa dritta. Inspirando porto le spalle e le orecchie, espirando le spingo giù e di nuovo su 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 e giù 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 ancora e l'ultimo. Porto le braccia sopra la testa. Ripeto lo stesso movimento andando anche a sollevarmi sulla mezza punta dei piedi, inspiro ed espiro, abbasso le spalle e piego le ginocchia. Inspiro su e espiro giù e di nuovo su. Talloni bene sul pavimento e mi fermo, vado ad aprire le braccia lateralmente, appoggio bene le scapole sulla cassa toracica, inspirando vado in una torsione ed espirando ritorno al centro, i fianchi rimangono in avanti, penso di salire con la testa quando vado in torsione e di nuovo in ed espiro in. Ultime due. Ora riporto le braccia verso l'alto, inspirando vado in un side stretch, stacco il busto dalle gambe, mi allungo lateralmente ed espirando ritorno al centro, attivo gli addominali. Sempre di avere una palla in mano e spingo la mia palla lontana. Andiamo ad alternare questi due movimenti. Inspiro, mi piego di lato. Espiro, apro le braccia. Inspiro, stesso lato, torsione. Ed espiro, ritorno al centro e vado in. Stesso lato in, espiro e vado, espiro in, espiro, l'ultimo, espiro in, espiro, vado a rilassare le braccia verso il basso, piego leggermente le ginocchia, faccio dei piccoli molleggini per andare a rilassare tutta la gamba, cerco di mantenere il petto aperto, sento le spalle aperte, sento i piedi che continuano a fare effetto ventosa sul pavimento e mi fermo, porto le braccia in avanti, inspirando stacco un piede da terra, ginocchio bene perpendicolare e appoggio, inspiro salgo, espiro scendo, cerco di mantenere l'angolo del ginocchio a 90 gradi e penso di voler mantenere il peso al centro, di evitare il più possibile di dondolare da un lato all'altro.
aggiungere un movimento in appoggio, espa. Mi prendo un'inspirazione per aprire bene le spalle. Espirando vado in uno spine stretch, mani e centro della testa che tirano in avanti, dal lombelico in giù rimane tutto perpendicolare al pavimento. Ed inspiro, mi apro, espiro, rilasso le spalle. Inspiro sul ginocchio, espiro, scendo, inspiro, apro il petto, espiro, le scapole si allontanano fra loro. Inspiro, ritorno al centro, espiro, rilasso le spalle. Andiamo ad aprire le braccia, appoggio bene le scapole sempre sulla cassa toracica. Ora mi tengo l'inspirazione per sollevare il ginocchio. Espirando, scendo. Inspiro, porto le braccia parallele. Espiro, tiro in avanti. Inspiro, torno, riapro bene le spalle e uso l'espirazione per riaprire le braccia. E di nuovo in, espa, e vado ad appoggiare le mani sui fianchi, ruoto i piedi in modo da avere i talloni vicini. Da questa posizione, inspirando di nuovo, sollevo il ginocchio, sempre più o meno piegato, oddio, piegata a 90 gradi, continuo a tirare su con la testa, altrimenti succede quello che ho appena fatto. E da qui cominciamo a fare dei piccoli scavalchini, ovvero appoggio la punta dell'alluce oltre il piede di terra, scavalco un ostacolo immaginario e appoggio la punta dell'alluce di fianco al tallone del piede di base. Cerco di mantenere la respirazione lenta, costante e il bacino fermo. È solo la gamba che si muove, le creste iliache restano lì dove sono. Continuo ad allungarmi verso l'alto, spalle basse rilassate. Ne facciamo ancora tre, più grande, più ampio il movimento chiaramente. Più andiamo a sollecitare. E mi fermo, appoggio il tallone sul pavimento, vado a piegare le ginocchia cercando di spingerle bene in corrispondenza del secondo dito del piede e di nuovo piccoli molleggini. Sistemo il piede, di nuovo sento tutta la pianta. La gamba che ho utilizzato adesso più libera, più sciolta, più vogliosa di muoversi, di piegarsi. E fermo l'oscillazione, mi riallungo, di nuovo ombelico spinto su, sacro spinto giù, inspirando sollevo, trovo il mio punto di equilibrio, allineo bene le creste iliache e vado a fare i miei scavalchini. Con le mani controllo che il bacino non oscilli, continua a mantenere la linea verticale e il piede a ventosa. Due lati del corpo sempre lunghi uguali. Facciamo ancora tre, anche qui. Piede, vado ad allargare la posizione, vado a portare di nuovo le braccia lateralmente, inspirando piego le ginocchia e comincio a fare dei piccoli molleggini, pensando di spingere sia le ginocchia che le mani verso l'esterno. Sento il petto che si allunga. Continuo a respirare e ne faccio altri tre. Porto le mani sui fianchi, sempre per sentire che rimangano dritti, sollevo un tallone dal pavimento e vado 10 molleggi, tallone bene lontano dal pavimento, e altri 6, 5, 4,
l'altro piede, fianchi dritti e piego. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, riappoggio, piego, piego, piego al massimo, stringo i glutei per salire, allungo le braccia verso l'alto, ripetiamo il nostro side stretch. Inspiro, tiro, tiro, tiro di lato. Ed espiro, torno, torno, torno. Dall'altra parte. Ancora due. Rilasso le braccia. Mi sposto sul lato corto del materassino, pianino. Di nuovo ritrovo bene la mia posizione, vado in un roll down, inspirando, inspirando, inspirando nel lungo verso l'alto e scendo. Testa, collo, spalle, torace, srotolo, srotolo, rilasso bene la testa. Inspirando piego leggermente le ginocchia, espirando cammino in avanti con le mani fino a raggiungere il plank. Spalle ben allineate con i polsi, i piedi non spingono in avanti, anzi penso di voler, tenere i talloni spinti all'indietro. Allineo il collo, tengo per l'inspirazione, espirando piego leggermente le ginocchia, cammino indietro. Mi fermo, inspiro, riallungo le gambe quanto voglio, quanto riesco. Ed espirando, srotolo la schiena. Inspiro, mi allungo. Butto fuori l'aria, scendo. Le ginocchia sono leggermente rilassate, non so se si vede, con i pantaloni. Inspiro, piego al petto. Espiro, cammino. I talloni rimangono lì, spinti indietro. Scusa Maria, il nostro giochino lo togliamo. Tengo per l'inspirazione ed espiro, ritorno. Inspiro, allungo le gambe quanto vi sento di allungare ed espiro, srotolo. L'ultima volta andiamo a rimanere giù. Inspiro, mi allungo, espiro, srotolo. Qui porto il mio bacino bene in retroversione, allungo bene anche il collo, inspirando piego leggermente ma leggermente i gomiti ed espirando spingo via, appoggio le ginocchia a terra, lascio i piedi dove sono e ripeto uguale, inspiro piego, espiro spingo via, riallungo le gambe e ripeto, in, espiro. Sul pavimento, mi sposto in una quadrupedia, sistemo bene le mani, ecco, ho trovato il giochino con la campanella dentro, perfetto, e da di qui appoggio bene le scapole sulla cassa toracica, buttando fuori l'aria, vado in nella respirazione del gatto per l'appunto, quindi curvo bene la schiena ed inspirando curva contraria e vado, uso anche i piedi, ultime due. Ecco.
con l'addome tenuto, un po' più avanti, inspirando, allungo la gamba destra e il braccio sinistro. Ed espirando ritorno. Mi concentro nel non muovere minimamente il bacino, il tallone si allinea con il gluteo e di nuovo in. Ed adesso allungo, sfioro il pavimento finché posso. Andiamo ad alternare questo movimento, inspiro allungo. Espiro, torno a ricciolinità dei piedi, inspiro, sollevo leggermente le ginocchia da terra, ed espiro, appoggio, e vado in, ed espiro, in, ed espiro, di nuovo in, sul bacino, trovo bene una posizione in cui riesco a tenere la schiena bella eretta, sento gli ischi belli appoggiati sul pavimento, mani sulle ginocchia, petto aperto. Comincio solo con delle sit curl, quindi espiro, spingo il bacino in avanti ed inspiro a lungo, quasi impercepibile dall'esterno. Gli ossicini del sedere subito dietro, nella parte morbida. Al busto ancora non succede nulla, solo bacino. Prova a mettere i piedi a martello quando curvo in avanti. Sento come già diventa tutto più grande. Piedi a martello. Di roll down, scendo, arrotolo bene il bacino ed inspiro, ritorno per ultimi piedi. Sento i talloni che spingono in avanti. Comincio ad andare ancora un pochino più giù, fino alle scapole, inspiro, e ancora più giù, quando ritorno apro un braccio e lo seguo con lo sguardo, scendo curvo, anche una bella coordinazione, ed inspiro, allungo e apro, espiro, scendo curvo, inspiro, allungo e apro, e vado, ultimi due, e vado a scendere completamente a terra, questa volta mi godo bene la discesa, una vertebra alla volta, rilasso tutto sul pavimento, rilasso i piedi cercando però di mantenere la posizione del corpo neutro, quindi non lascio cascare tutto verso l'esterno, penso di dimezzare l'aria che passa tra me e il materassino, appoggio bene le spalle al pavimento, buttando fuori l'aria penso di veder sfiorare il soffitto con la punta delle dita, le spalle si staccano da terra. Inspiro, appoggio, e vado, espiro, e inspiro.
sentire bene questa bella apertura del petto, porto le due braccia a crocifisso sul pavimento, raccolgo la gamba destra a tavolino cercando di mantenere i fianchi dritti e l'allungo verso il soffitto. Il piede sinistro è bello piantato al pavimento, comincio a fare dei piccoli leg circles cercando di non dondolare col bacino, disegno un cerchio sul soffitto. Bene, lo tiro verso di me. Lo lascio andare in una posizione naturale, comoda. Sento dov'è questa posizione e blocco le braccia. Le braccia rimangono lì, il ginocchio spinge contro le mani. Buttando fuori l'aria, porto la fronte verso il mio ginocchio. Spalle che restano aperte. Ed inspiro, scendo. E vado. Sento tutta la zona lombare che si appoggia al materassino. E di nuovo. Ancora una. Mi fermo su. Sollevo leggermente l'altra gamba dal pavimento, tra i 45 e i 60 gradi, dove sento che riesco a tenere la schiena bene appoggiata al materassino. E da qui utilizzo la gamba distesa per fare solo dei flex e estendo. Flex e estendo. Cerco di tenere il collo rilassato e il mento infilato dentro il collo. Flex, estendo. Flex. Ancora. Altri tre. Due. Scendo con la gamba senza perdere il neutro, vado ad appoggiare il piede destro sul pavimento, sempre cercando di mantenere i fianchi dritti. E da qui, buttando fuori l'aria, faccio conto di voler fare un bridge, ma solo con la gamba destra. Quindi vado prima a schiacciare tutta la schiena contro il materassino, comincio a sollevare il bacino, ma la gamba sinistra rimane pesante a terra. Dovremmo sentire tirare tutto lo psoas, ed espirando riscendo, pensando sempre ai vari passaggi del bridge, quindi prima lo sterno, poi i lombi e per ultimo il bacino. E di nuovo il ginocchio destro continua a spingere in avanti, a non a sinistra, e lento scendo. Verso il soffitto, sento le spalle pesanti sul pavimento, che stavolta inspirando porto le braccia sopra la testa con le spalle che rimangono lontane dalle orecchie e ritorno e vado, inspiro, tengo l'addome per non spanciare, ancora due. Attenzione che il ginocchio non sia ruotato, estendo la gambetta verso l'alto e comincio con i miei leg circles. Addome attivissimo, bacino stabilissimo. E cambio il senso del giro. La posizione comoda.
faccia buttando fuori l'aria. Salgo col petto, non tanto la fronte quanto lo sterno verso il ginocchio. Ed inspiro, scendo. Il collo, se ho bisogno, porto una mano dietro a sostegno. E mi fermo, poggio prima la testa, poi la gamba, poi l'altra gamba piegata, inspiro per prepararmi e butto fuori l'aria, bridge, bridge, bridge. Vado a piegare questa volta entrambe le ginocchia e vado a fare un normalissimo bridge classico. Inspiro, espiro, arrotolo bene il bacino e salgo, salgo, salgo. Inspiro, tengo la posizione ed espiro, scendo. Inspiro. Ok Google, fammi sentire Piano Pop Covers. Faccio partire Piano Pop Covers su Spotify. Grazie, gentilissimo. Inspiro. Fuori l'aria, ruoto bene. Le ginocchia tirano in avanti, il bacino si arrotola bene. Mi fermo a metà via questa volta, più o meno all'attaccatura del reggiseno. E da qui penso di fare dei piccoli molleggini, ma non su e giù. Penso di srotolare e arrotolare il bacino. Creste lia che scendono, salgono, creste lia che scendono. Salgono, cade il sedere e scendono. Cerco di tenere il centro delle chiappe morbido e riattivare invece di più la coscia, l'intera coscia e soprattutto, come sempre, il cuore. Ne faccio ancora uno. Inspiro, espirando vado a raggiungere il bridge massimo. Inspiro, tengo, ed espirando scendo, sterno, lombi, bacino. Mi vado a girare sul fianco, utilizzo un braccio come cuscino, le ginocchia sono bene una sopra l'altra, stacco leggermente la gamba sopra di modo che sia a livello dell'anca. Da di qui andiamo a distendere la gamba in avanti con il piede a martello. Mi assicuro che il bacino sia rimasto lì, non si sia spostato, il ginocchio di base spinge bene contro il materassino.
Inspirando, spalanco lo sportello, senza cascare, sempre col bacino. Ed espirando, scendo. Inspiro, apro. Espiro, scendo. Inspiro, apro. Espiro, scendo. E su. Ancora due. Mi fermo. Vado a ripiegare il ginocchio, ristendo il piede. Spingo leggermente questo ginocchio indietro. Sto ancora spingendo bene con quello di base contro il materassino. E penso anche qui di aprire e chiudere uno sportello. Andiamo a fare una bella bicicletta, piede a martello in avanti e allungo il piede dietro. Martello in avanti, la gamba rimane sempre alla stessa altezza. Gamba di base che spinge contro il materassino, bella attiva. Ultimi due. Appoggio la fronte sulle mani, collo del piede ben appoggiato al pavimento e da di qui, inspirando, sto spingendo intanto col pube contro il materassino, inspirando penso che le mie gambe si allunghino così tanto da essere costretta a sollevarsi ed espirando scendo. Se sento la fronte e i gomiti che rimangono pesanti, allora sto lavorando nel modo giusto. E di nuovo. Ancora due così. Sento che il mio ombelico si vuole allontanare costantemente dal pavimento. Proviamo a sollevare anche il busto in contemporanea. Faccio una barchetta. Non penso di salire tanto, ma di diventare lunghissima, la testa tira in là. Ancora due. Ancora uno. Rimango lì, allungo le braccia in avanti, io ora non ci sto, ma porto le mani alle cosce pensando di voler raggiungere le ginocchia. E le riporto su. Se non avete cose in mezzo è meglio, ma si fa quello che si fa. Ancora due. Tenere il bacino ruotato verso il basso e lentamente scendo e di nuovo in, illumino con lo sterno davanti a me ed ancora due, gomiti belli chiusi. Porto in una quadrupedia, arriccio le dita dei piedi sotto di me, passo in un cane che guarda in basso, spingo bene i talloni verso il pavimento e da qui sempre piegando i gomiti chiusi penso di voler appoggiare la fronte al pavimento ed
spingo di nuovo i talloni indietro. Ancora due così. E l'ultimo, sedere bene puntato verso l'alto. Vado a riportare le ginocchia a terra, mi giro dall'altra parte, mi siedo. Ginocchia piegata circa 90 gradi, sollevo all'ampiezza dell'anca, mi ricordo di non essere spaparanzata, ma bacino perpendicolare al pavimento. Da qui distendo la gamba in avanti col piede a martello, mi stabilizzo, sistemo il bacino e vado in. Leggermente indietro il ginocchio, mantenendo sempre però il ginocchio a poco meno di 90 gradi. E da qui spalanco la porta e chiudo. Apro. E chiudo. Apro. Ancora tre. Piegare una gamba, porto il piede verso il ginocchio, cerco di andarmi ad afferrare se posso la punta del piede, altrimenti ginocchio, polpaccio, caviglia, tutto è concesso. Rilasso la testa, cerco di mantenere la mia bella respirazione. Non penso di portare la fronte al ginocchio, ma il naso oltre il ginocchio. La gamba che adesso ho aperta sopra l'altra, me la abbraccio e porto la spalla verso la spalla opposta, verso il ginocchio piegato. Ritorno al centro, lascio la caviglia lì dov'è, lascio semplicemente cadere il ginocchio verso l'esterno e di nuovo cerco di andarmi ad afferrare. Allungo bene, bene, bene la schiena. Ritorno, lascio cadere il ginocchio verso l'esterno e cerco di andarmi ad afferrare il piedonzo.
ciascuno secondo la propria possibilità, con la schiena che rimane lunga, l'addome che rimane tenuto, porto le braccia lunghe in avanti, piedi possibilmente a martello, ma se tira troppo vanno benissimo anche rilassati. Cammino, tocco una gamba e cammino, tocco l'altra. Man mano che faccio questa camminata dovrei sentire che le mani raggiungono un punto sempre più lontano. E chi sono io per oppormi alle mie mani? Ancora le ultime due oscillazioni. Mi fermo al centro, braccia lunghe, 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 e rilasso. Lascio che la fronte pesi verso il pavimento. Ad ogni espirazione cerco di fare un passetto avanti con le mani. L'ultimo respiro. Aiutandomi con le mani. Nel cane che guarda in basso, sedere bene 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 verso l'alto, spalle lontane dalle orecchie, la ripiego leggermente le ginocchia e con le mani cammino verso i miei piedi, sistemo la posizione se c'è bisogno, da qui vado a distendere le ginocchia anche a costo di salire un po' con la schiena, piego il ginocchio destro, apro il braccio sinistro verso il soffitto, con la mano tiro verso l'alto, invece il busto rimane pesante. Espiro, ritorno giù, stendo le due gambe, inspiro, piego il ginocchio sinistro, apro il braccio destro. E ritorno ancora due volte, apro, tiro. Spingendo con il sacro verso il basso, faccio una marcetta con i piedi, quindi mi sollevo sulla mezza punta, spingo il collo di un piede in avanti e capo addio. Cerco di stiracchiare bene la zona plantare e metto un po' alla prova il mio equilibrio. Sento se questa lezione in qualche modo mi ha aiutato ad essere consapevole del mio corpo, del mio peso, del mio addome. Riporto i due piedi a terra, incrocio di nuovo le mani dietro la nuca, lascio cadere i gomiti, spingo bene il mento verso il basso, cerco di mantenere le spalle belle aperte e dico dei no. Molto lenti questa volta, mi fermo proprio da un lato, ritorno al centro e all'altro, e centro. Ultimi due. Tengo le mani dietro la nuca, allungo, per concludere porto una mano verso le scapole, il gomito dietro la testa bene spinto verso l'alto, mi afferro il gomito ed inspirando vado in un side stretch. Espiro, ritorno.
tre volte dallo stesso lato. I due piedi rimangono appiccicati uguali al pavimento. E cambio braccio. E vado in. E destra. E di nuovo in. Porto le mani dietro la nuca, apro bene il petto verso il soffitto, mi allungo e ritorno. Lascio scendere le braccia e faccio qualche rotazione indietro delle spalle. Piedi, sento la mia postura, il mio bacino, cerco di rilassare i glutei e i quadricipiti e sento l'ombelico che da solo ha voglia di stare verso l'alto.